grazie a tutti per essere qui, grazie a Malena per rappresentarmi. La sua famiglia crolla appunto in un momento delicatissimo che è quello della preadolescenza, e nel momento in cui lei dovrebbe formare il suo carattere, capire chi è, ma soprattutto sperimentare se stessa, questo viene a mancare. La madre le fornisce una sorta di identità preconfezionata, e a questa identità non si scampa, nel senso che qualunque tentativo di affermarsi come individuo con delle scelte proprie porta in conflitto. Ovviamente questo ha creato una sorta di pentola a pressione, nel senso tra frustrazione, tra questa negazione dei sentimenti e la situazione comunque che vive con la madre era pronta ad esplodere. E quindi ho innescato questa esplosione con un uomo, appunto, perché le più grandi esplosioni credo che si innescano in questo modo. Lara ed Elena si definiscono molto l'una nell'altra. Se all'inizio sono Lara la debole, Lara la fragile, Lara la chiusa ed Elena la solare, l'estroversa e quella capace che riesce a fare le cose, c'è un certo punto in cui questo viene capovolto e Lara si trova ad essere sotto i riflettori ed Elena si trova a essere quella che l'assiste in qualche modo, e anche questo finirà per cambiare degli equilibri tra di loro e far porre delle domande su chi sono veramente loro, su quello che hanno creduto di essere fino a quel momento. Questo romanzo è nato sulle note di una canzone, nel senso che io 4 anni fa ero al mare e ho ascoltato una canzone, sentendo una canzone, a un certo punto ho visto, sì, ma quale visioni, non ero ubriaca, giuro, però mi è venuta in mente questa scena di una festa e ho visto questi personaggi che si avvicinavano e ho giocato un po' a immaginare cosa avrei visto Lara. Ma ho visto, ho visto la Madonna così. No, beh, l'ispirazione di una scrittura è questo, non è una cosa demoniaca. Sì, no, credo di aver visto Lara. Credo di aver visto Lara Andress e infatti la scena che io ho immaginato. Andress è un fidanzato. Andress è il primo, sì, amante, fidanzato, che credo sia una parola che si addica ad Andress. Anche talent scout, però. Sì, anche talent scout. Per Milano, mi mancano solo le scarpe. Per andare alla presentazione di Milano sono un po' più nervosa di ieri perché sono da sola. Arrivo, non so chi trovo, non so chi c'è, cioè non è niente, non è che ho 12 anni e non posso andare da sola. Però arrivare da sola, questa cosa, la presentazione del mio libro, non so, mi rende un po' più nervosa di ieri. Però andrà bene, dai, sì, andrà bene. Lei avrebbe voluto andare via con lui e questa immagine mi è piaciuta, quindi avevo da un po' in mente l'idea di scrivere qualcosa che fosse un romanzo, scriverla veramente, perché quando ero ragazzina ci avevo provato 1000 volte e quindi ho detto, ho iniziato a interrogarmi su questi personaggi, chi sono, come sono arrivati lì, cosa gli piace, come sono fatti, come si chiamano banalmente, cosa succederà dopo, ma soprattutto cosa è successo prima. E da questa idea sono andata a ritroso, cercando un po' di ricostruire le loro vite, cosa poteva essere successo per arrivare a quel punto. E questa poi diventava la scena della festa in cui Lara e Andres, un altro dei protagonisti, si incontrano. E attorno a quella scena io ho costruito, diciamo, un po' il romanzo. Quindi è stata, diciamo, il lievito, la scintilla che poi ha fatto fermentare e crescere tutto il resto. Allora, diciamo che Lara ed Elena sono entrambe due persone con delle mancanze, anche se all'apparenza Lara è quella che fisicamente, per comportamento, per indole, lo esprime di più e forse lo lascia intravedere di più. Elena invece è l'opposto. Elena sembra quella forte, sembra quella solare, tutto a posto, la vita facile, e invece anche Elena ha la sua ferita, perché entrambe hanno comunque un rapporto molto atipico, abbastanza conflittuale con la figura della madre, e secondo me vanno a colmare l'una la mancanza dell'altra, cioè Elena, Lara è quella iperaccudita e iperprotetta, al contrario Elena è quella lasciata da sola.